Per il premio di poesia L'Aquilone sono oggi i nostri ospiti Alfredo Giuliani e Ario Dante Marianni, il primo nei panni di Giovanni Boccaccio, il secondo in quelli di Lorenzo de' Medici. G, quindi inizia per primo la lettura Alfredo Giuliani, di cui tu leggi il curriculum. Ecco. Sì. Allora, vi ricordo che le note biografiche sono compilate dagli stessi poeti che partecipano al premio. Sono nato a Monbaraccio, a Pesaro, da madre picena e padre pesarese. Dal 1930 tutti a Roma, dove risiedo e dove ho fatto gli studi, dalle elementari all'università. Da ragazzo amavo tremendamente la poesia, ma da giovincello lessi fortunosamente Rimbaud e non mi riconobbi un gran talento spontaneo. Così mi nascosi alla letteratura e mi laureai in filosofia nel 1949, con una tesi, a quei tempi piuttosto insolita, su Carlo Michelstetter, il cui insegnamento si riassume in questa frase: abituarsi a una parola è come prendere un vizio. Per parecchi anni i versi che venivo scrivendo li buttavo via schifato, ma studiavo molto e riempivo quotidianamente uno zibaldone di pensieri e osservazioni critiche. Un certo talento critico lo avevo, e anche pazienza e ostinazione, e così ho imparato a scrivere saggi e articoli. E un bel giorno ho visto che potevo conservare alcune poesie e perfino pubblicarle. Nell'86 ho raccolto tutte le poesie edite e inedite, scritte dal 1950 al 1985, in un volume pubblicato da Feltrinelli, intitolato Versi e non versi, che ha avuto il premio Carducci. Giuliani, prima della lettura la solita domandina e rispostina lampo, ecco, qual è il tuo rapporto con Boccaccio? Chi l'hai scelto? Boccaccio, ecco, perché è un grandissimo autore conosciuto generalmente soltanto per il Decameron, soltanto come narratore, voglio dire. E invece Boccaccio è autore anche di alcuni poemetti deliziosi, tra cui ricorderò solo Il Filostrato, e mentre è veramente eccezionale come poeta narrativo. E in sostanza Boccaccio è quello che ha consacrato la forma dell'ottava, perché prima di Boccaccio l'ottava, che sappiamo che grande fortuna ha avuto, era probabilmente praticata soltanto dai cantastorie, e quindi lui gli ha dato un valore d'arte, una dignità letteraria. E poi che in questo bellissimo poemetto, Il Ninfale Fisolano, Boccaccio ha aperto la strada al poemetto idillico, all'idillio boschereccio, diciamo a quel genere di favola boschereccia, che poi ebbe una grande fortuna nel 400 e anche ancora nel 500. Benissimo, ora si proceda alla lezione. Sì, una piccola premessa per dire di che si tratta. In questo dirò solo l'essenziale. Africo, il pastore Africo si innamora di una ninfa, Mensola, e dopo alcune vicissitudini, per cercare di conquistarla, si traveste anche egli da ninfa e in questo modo si intrufola, diciamo, nel gruppo delle ninfe. Un bel giorno lui, Mensola e altre tre ninfe si trovano davanti a un corso d'acqua e le vere ragazze decidono di fare un bagno, di spogliarsi, e invitano naturalmente anche la compagna Africo a spogliarsi, a fare il bagno con loro. E Africo pensa: se le si spogliano tutte, al certo che io non terrò più nascosto il mio disio. E allora a questo punto c'è questa sequenza narrativa di quello che succede da questo momento in poi. Ed avvisossi di prima lasciarle tutte spogliar, e poi egli spogliarsi, a ciò che le loro armi ad operarle contra lui non potessero. Ed attrarsi cominciò lento il vestir, per poi farle, quando nell'acqua entrasse per bagnarsi, per vergogna fuggir pei boschi via, e Mensola per forza riterria. E innanzi che spogliato tutto fosse, le ninfe erano nell'acqua tutte quante, e poi spogliato verso lor si mosse, mostrando tutto ciò che aveva davanti. Ciascuna delle ninfe si riscosse e con voce paurosa e tremante cominciarono urlando: o me, or non vedete voi chi costui è? Non altrimenti lo lupo affamato percuote alla gran turba degli agnelli,
ed un ne piglia, e quel se n'ha portato, lasciando tutti gli altri tapinelli, ciascun belando fugge spaventato, pur procacciando di campar le pelli, così, correndo, Africo per quell'acque, sola prese colei che più gli piacque. Va bene, mettiamo il libro sulla mensa. Dante Mariani è stato redattore della rivista Marsia 1957-59, che pubblicò fra gli altri scritti di Bertolucci, Calvino, Frassineti, Sereni, Sinisgalli, Solmi, Zanzotto. È stato segretario di Giuseppe Ungaretti e ha fatto parte dell'ufficio stampa del Festival dei Due Mondi. Collaboratore di riviste e convegni letterari, ha curato una dozzina di libri per gli editori Einaudi, Mondadori, Il Saggiatore, Guanda e Rizzoli, tra i quali sono da ricordare i 6 volumi di traduzioni di poesie di Dylan Thomas, William Butler Yeats, Walt Whitman e William Carlos Williams. Pur frequentando la poesia dell'età scolare, solo recentemente ha pubblicato le sue 2 prime raccolte di versi, risalenti agli anni 50, De l'amour e Viaggio incognito, che hanno ottenuto caldi consensi critici e 2 ambiti premi letterari. Versi recenti di prossima pubblicazione in volume sono apparsi nella rivista Il cavallo di Troia e in un'antologia curata da Luciano Bona e Tanchi Michelotti. Allora, perché Lorenzo il Magnifico? Ma Lorenzo è un vecchio amore giovanile dei tempi della mia infatuazione per il Rinascimento. Pensi che mia figlia si chiama Ambra, che ha preso da un titolo di un poemetto di Lorenzo. Lorenzo mi affascinava, devo dire continua a affascinarmi, questa capacità di accoppiare l'uomo politico, il grande uomo politico, l'uomo di Stato, con il poeta vero. Sì, ce ne sono stati altri che hanno coltivato studi umanistici, non so, Marco Aurelio, Adriano, Spadolini. È un poeta poi molto attento alla lingua. È l'unico dei poeti quattrocenteschi che non abbia scritto versi latini. E c'è una sua difesa nel commento ad alcune poesie amorose della lingua italiana e la sua attenzione alla lingua anche popolare, tutto sommato, fu straordinaria, tanto che è di lui probabilmente il poemetto contadinesco La Nencia da Barberino, che iniziò proprio un genere. Allora, quale poesia ha scelto? Ma ho scelto la poesia più nota, naturalmente, non poteva mancare, Il trionfo di Bacco e Arianna. Il trionfo fa parte dei canti carnascialeschi che erano eseguiti, cantati in occasione del carnevale da brigate travestite, mascherate. Infatti qui ci sono satiri, ninfe, c'è Sileno, c'è Mida che vengono poi nominati. E, siccome era cantata, richiede una certa enfasi nella lettura. Prego, prego. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di doman non c'è certezza. Queste Bacco e Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre, tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di doman non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne, per boschetti, han lor posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati ballon, salton tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questa somma che vien drieto sopra l'asino è Sileno, così vecchio e ebro e lieto, già di carne e d'anni pieno. Se non può star ritto almeno ride e gode tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Mida vien dopo costoro, ciò che tocca oro diventa. E che giova aver tesoro, poiché l'uomo non si contenta. Che dolcezza vuoi che senta, chi ha sete tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di doman non c'è certezza. Ciascun apra ben gli orecchi, di doman nessun si paschi. Oggi siamo giovani e vecchi, lieti ognun, femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di doman non c'è certezza. Donne e giovanetti amanti, viva Bacco e viva amore. Ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il cuore. Non fatica, non dolore, quel che esser convien sia. Chi vuol essere lieto sia, del domani non c'è certezza. Quanta è bella giovinezza, che si fugge tuttavia.